Siamo alla 38esima Assemblea Nazionale dell'ANCI, siamo con il sindaco di Ravenna Michele De Pascale e presidente dell'UPI. È un sindaco neoeletto al secondo mandato con un grande risultato di fiducia. La prima domanda che ci sentiamo di fare al sindaco è: Ravenna, città di Dante, città di cultura, città internazionale, che ruolo ha nel contesto regionale e nazionale e che ruolo in prospettiva può avere anche nel nuovo mandato? Sì, Ravenna è una città molto particolare dalla storia, diciamo, antichissima, tre volte capitale dell'impero, ma è una città, diciamo, dalle dimensioni uniche, è la secondo comune più grande d'Italia e quindi mette insieme diverse vocazioni, sicuramente quello di una grande città della cultura, dell'arte, 8 monumenti patrimonio dell'UNESCO, la tomba di Dante, una città con un enorme patrimonio naturalistico, parte del parco del Delta del Po, ma diciamo soprattutto una grande città portuale, perché in questo momento Ravenna è interessata da investimenti strategici in ambito logistico e portuale, la partenza del cantiere del Lab, uno dei porti centrali rispetto alla logistica italiana, e una città industriale importante, quindi uno snodo fondamentale per tutto il centro-nord di sviluppo e di crescita e anche di relazioni con le altre, appunto, con le altre comunità e con le zone industriali del paese. In questo senso il ruolo delle città capoluogo, delle città come integratore, come capacità di sviluppo, sono importanti nell'epoca del PNRR. Chiediamo al sindaco e al presidente dell'UPI quali sono le criticità che vede e se ci può dare anche un'indicazione sui temi del personale della pubblica amministrazione. Sì, assolutamente, in questo momento, diciamo, sia per le risorse del PNRR, però lo dobbiamo dire con onestà, anche prima del PNRR il nostro paese aveva, diciamo, maturato un atteggiamento diverso rispetto agli investimenti e anche rispetto al valore della pubblica amministrazione. In questo senso ci sono incrementi negli ultimi 2 anni che vanno anche oltre il 20% in termini di capacità di investimento del comparto degli enti locali. Le città capoluogo, ovviamente di provincia, sono un traino rispetto a questa capacità di investire. Una delle criticità più forti ovviamente è quella del personale, sia per scelte sbagliate a livello centrale, nel senso che il turnover allo 0%, al 25% è stato lesivo soprattutto di quegli enti più virtuosi, a volte anche per incapacità locali, magari di non aver orientato alle professionalità giuste le capacità assunzionali dell'ente, e quindi in questo momento col Ministero della Funzione Pubblica, con, diciamo, il governo tutto, c'è in corso un'interlocuzione per una qualificazione dei nostri enti. Noi vediamo 2 criticità, una che è quella della progettazione e quindi personale tecnico, e una è quella della capacità di appaltare celermente e in piena legalità e quindi professionalità di carattere giuridico. In questo senso abbiamo detto: chiediamo l'incremento dei nostri margini occupazionali, ma lo chiediamo anche essendo disponibili a, diciamo, circoscriverlo a questi ambiti, diciamo, professionali. Lei ha citato il governo, abbiamo appena ascoltato l'intervento del ministro dell'interno Luciana Lamorgese, che ha parlato esplicitamente di ragionamenti aperti, riforme sulla pubblica amministrazione, in particolare sulle province. Ecco, da presidente dell'UPI, qual è il ruolo delle nuove province e soprattutto quali sono le criticità che dobbiamo evitare perché non ci sia questa capacità delle province di essere ulteriore motore dello sviluppo? Ogni comparto della Repubblica, diciamo, deve essere consapevole delle proprie forze e dei propri limiti. Io parlo da sindaco, ovviamente, prima di tutto. Il sistema dei comuni italiani è un grandissimo valore per l'Italia, una capillarità, una presenza in ogni angolo del paese, un rapporto di fiducia con i cittadini, però ha anche un grande limite, quello della frammentazione. Non ci si può candidare autorevolmente a essere gli attuatori del PNRR e poi essere divisi in 8.000 enti. Serve la capacità di fare insieme, quindi il piccolo è bello se lavora con gli altri, per, diciamo, per copiare anche una frase del presidente della mia regione. Ecco, questo avviene con le unioni dei comuni. Questo avviene in qualche caso con qualche fusione, che però sappiamo che spesso va a colpire l'identità dei territori. Questo può avvenire ancora a maggior ragione nelle province e nelle città metropolitane, che oggi di fatto sono governate dai sindaci di un territorio, quindi sono come delle grandi unioni per legge che possono gestire sia le proprie funzioni, ma possono anche dare supporto ai comuni più piccoli per poter attuare le loro. In questo senso le parole della ministra Lamorgese, che ha parlato di un rafforzamento degli enti di area vasta, non possiamo ovviamente che accoglierle con grande favore.
Ringraziamo tantissimo il sindaco di Ravenna e il presidente dell'UPI Michele De Pasquale e gli auguriamo buon lavoro.